all'Istituto Tecnico Economico Gaetano Filangieri gli indirizzi amministrazione, finanza e marketing, turismo, sistemi informativi aziendali. All'Istituto Professionale Enrico Fermi gli indirizzi manutenzione e assistenza tecnica dei mezzi di trasporto, apparati e impianti civili e industriali, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, anche concorsi serali per gli adulti. All'Istituto Tecnico Bruno Tallini gli indirizzi costruzioni, ambiente e territorio, grafica e comunicazione, chimica, materiali e biotecnologie. Al termine degli studi potrai accedere a tutti i corsi universitari. Troverai tutte le info sull'offerta formativa sul sito isfermifilangieriorientamento.info. Ci facciamo in 7 per te. Fai la scelta giusta per il tuo futuro. IIS Fermi Filangieri Formia. Ancora comportamenti illeciti connessi all'emergenza pandemica. I militari del NAS Carabinieri di Latina hanno individuato a Latina un esercizio commerciale di rivendita di articoli per la casa, nel quale erano poste in vendita confezioni di dispositivi medico-diagnostici in vitro con irregolarità nell'etichettatura. In particolare i prodotti consistenti in tamponi orofaringei per la ricerca dell'antigene del Covid-19 erano privi di qualsivoglia indicazione in lingua italiana, sia sull'imballaggio esterno che sul foglio delle istruzioni obbligatorie per consentirne il corretto utilizzo, come le procedure da adottare, le precauzioni d'uso e le modalità di conservazione. Il dispositivo è il risultato prodotto in Cina ed importato in Italia da un'azienda sita in Roma per il tramite di un distributore sloveno. Nel corso dell'operazione sono state rinvenute e sottoposte a sequestro amministrativo complessivamente 12.100 confezioni di test antigeni rapidi per uso autodiagnostico per un valore commerciale di circa 25.000 euro.